colpevole primo di questo che stasera ascolterete. E sono io che ho scritto la musica, che ho avuto questa pazza idea di mettere in musica il più grande poema italiano, a mio avviso, il più grande poema tout court, che è la Divina Commedia. E vi darò delle chiavi per comprendere quello che ascolterete. Qui avete il testo, avete tutto il testo che noi canteremo, ma vorrei farvi capire qual è la chiave di lettura anche del poema di Dante. In realtà Dante scrive questo poema per raccontare non semplicemente il suo amore idealizzato, ma amore per Beatrice. Ma questo diventa un simbolo, un segno di un itinerario spirituale. Dante pensa alla Divina Commedia nel momento più doloroso della sua vita, momento di crisi personale, di crisi, diremo noi, oggi esistenziale. E la morte di Beatrice significa per Dante catalizzatore, forte catalizzatore della sua esperienza poetica e umana. Ma ciò che Dante vuol capire è se stesso. Dante vuol capire chi è, che cos'è la sua anima, dove porta la sua vita. E lui scrive questo poema raccontando un itinerario spirituale, un itinerario che attraverso l'inferno, il suo inferno, attraverso il suo purgatorio, giunge al suo paradiso. È la ricerca del senso della sua vita, che è l'amore, e non l'amore per Beatrice, ma l'amore con la maiuscola, come canta nella fine del poema, nel 33° canto del Paradiso, è Dio, l'amore che muove il sole e l'altra stella. Questo concetto, che è il concetto tomista di San Tommaso d'Aquino, un concetto che fa eco ad Aristotele, un concetto filosofico e teologico fondamentale per noi cristiani, diventa poesia. E tutti i personaggi che incontra Dante rappresentano coloro che, cercando l'amore, o lo hanno perso, perché sbagliando l'oggetto dell'amore, come dirà lui stesso, si sono persi, e sono quelli dell'inferno. Basta ricordare quelli che ascolterete, anche vedrete, Beatrice, Francesca, Ulisse, Pier delle Vigne, Ugolino, i personaggi che diventano paradigmatici di diverse sofferenze, disperazioni, dolore dell'uomo. Francesca è l'amore che condusse noi ad una morte, è la passione che distrugge, è l'amore falso, quell'amore che, diventando prigione, conduce alla morte. Pier delle Vigne, che adorava Federico II, che era il segretario, era l'uomo di fiducia dell'imperatore Federico, ma viene calunniato, viene condotto al suicidio per questo, perché non sa comprendere che poteva vivere anche al di là del proprio onore, della propria fama, prigioniero anche lui di un amore smodato per il proprio onore, che lo conduce alla morte e alla disperazione, ad essere nulla, diciamo. Ulisse, personaggio straordinario, colui che è l'uomo che cerca di superare i propri limiti al di là delle colonne d'Ercole, di cercare di essere come l'uomo contemporaneo che vive di titanismo, ma poi si rende conto che il mare, che rappresenta la realtà, è più forte di lui. Questo mare lo ingoia, lo distrugge, e lui diventa un eroe, ma un eroe perdente. Ugolino che trasforma in odio verso l'arcivescovo Ruggero, l'arcivescovo di Pisa, traditori tutti e due, tutti quei condannati lì in mezzo al ghiaccio,
l'uno a divorare l'altro, ma è un'immagine dell'odio, e il ghiaccio che gela il cuore ne è l'immagine più forte. E Dante è l'uomo, come canterà all'inizio, che cerca una speranza per la sua vita. Io ritornerò a parlare per il secondo atto, perché daremo una pausa per chi canta e chi suona, perché i poverini saranno sottoposti a uno stress notevole, colpa mia, ma poi questo anche per spiare un po' di divulgatore. E vi illustrerò la seconda parte. Però volevo farvi notare una cosa. Beatrice apparirà già subito, perché chi è che ha organizzato il viaggio? Questo è importante. Nella Divina Commedia sono le donne che organizzano il viaggio di Dante. C'è una serie di donne. La prima è la Vergine Maria, protagonista assoluta della Divina Commedia, all'inizio e alla fine. È lei che ha visto Dante nella selva oscura, che rappresenta l'angoscia, l'esistenza oscura, prigioniera di questa selva di Dante, e convoca con una regina. Convoca Santa Lucia, che è la patrona, era la patrona di Dante. E Lucia, perché vai a salvare il tuo protetto, Lucia cosa fa? Chi chiama? Non può che chiamare la sua amica, come dice, racconterà Virgilio, l'amica sua, Beatrice. Beatrice accorre in aiuto di Dante. Ma lei, anima beata, non può stare nella selva oscura. Scende fino al limbo per chiamare Virgilio. Virgilio è colui che era per Dante il poeta per eccellenza. Lo ammirava totalmente. Ecco, la guida giusta, la ragione, la guida giusta che può aiutare Dante attraverso la visione, l'esperienza. Dante subisce le pene di coloro che incontra, l'esperienza del dolore di coloro che hanno confuso il senso della propria vita, diventerà una pedagogia per Dante, che alla fine, se crede alla fine del primo atto, alla fine cercherà nuovamente, ma con molta più determinazione, la luce. E Beatrice continuerà a indicargli l'amor che muove il sole e l'altra stella, la meta, mentre tutti i personaggi incontrati piangeranno questo amore sbagliato che li ha incatenati. Allora, buon viaggio, che è quello che faremo questa sera. Armatevi di tutte le cose necessarie per questo viaggio. E vi emozionerete, spero anche piangerete se necessario insieme ai nostri personaggi, ma soprattutto ricordatevi che si sta parlando di noi. Ci vedremo dopo.
nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Thank you.
non sono più un uomo. Lo sono stato prima di te. Chi sei? Vissi per la questione. Unica compagna della mia vita. Io sono Virgilio. Thank you.
quale passeremo la soglia. No, non sono ancora pronto. È un viaggio difficile, ma conduce alla libertà. Non rimanere prigioniero della luna.
La loro parola ti turberà.
Come osate opporvi alla mia? Thank you.
sono coloro che usano la violenza loro stessi, gettando via ogni speranza, il dono più grande. Thank you.
abbi pietà per te stesso. In quelle fiamme sono coloro che hanno incarnato, causando la morte di tanti innocenti. È buonissimo che distrusse il tuo amico. Mio dolce
Thank you.
Dio mi diede già seco a brancolare sopra ciascuno. E tu mi chiami, oh, perché pur morte. Thank you.
saranno minuti di pausa, non possiamo, mi dicono che non si può uscire, però ci si può alzare. Fra 5 minuti io sarò nuovamente qui perché vi devo guidare la seconda parte del viaggio. Lasciamo riposare un attimo i nostri amici perché la seconda parte non è venuta di cosa della prima.